prima che si insediasse il governo di destra della Meloni, il tema dell'immigrazione era scomparso. Adesso si insedia il governo e un'altra volta si parla di emergenza e immigrazione. Cioè, mettiamoci d'accordo, questa non è un'emergenza, questa è un'ordinarietà dovuta a disastri dell'umanità, guerre, cambiamenti climatici, incapacità di creare uguaglianze nel mondo, e quindi diventa anche qui una propaganda politica che si fa governo. Cioè, non si possono far morire le persone in mare, quindi c'è un obbligo da parte degli stati a salvare le vite umane e dei governi, in questo caso dell'Europa, di farsi carico di un tema che non può essere lasciato solo all'Italia. E poi ci vorrebbe un'inversione di rotta finalmente nel rapporto con l'Africa, con l'Oriente, fare politiche di cooperazione, politica di sostegno ai processi di autodeterminazione dei popoli. Però la vergogna di questi giorni è la reiterazione dell'accordo criminogeno tra l'Italia e la Libia, il cosiddetto memorandum, che consente alle autorità libiche di tenere in stato di costrizione, di sequestro, in alcuni casi tortura, addirittura di far morire in mare esseri umani. Quindi l'inizio di questo governo da questo punto di vista è assai negativo. Non vorrei che si ripercorre quello che vidi quando ero sindaco nel 2019, quando il governo Conte Salvini ordinò ai sindaci di mare, dove c'erano porti, di chiudere i porti e quindi di non salvare vite umane. Fummo denunciati, poi tutto è stato archiviato e mi risulta che sia Salvini sotto processo, presunzione di innocenza, però è lui che si deve difendere. Dicevo, a tal proposito, proprio anche Zanotelli oggi qui presente diceva come anche secondo lui questo governo stava ricordando quello di 4 anni fa. Ecco, chiedo anche a lei se è preoccupato quindi sotto questo aspetto, se quindi è pessimista riguardo questo governo. Ma sono preoccupato da questo punto di vista senza dubbio. Quello era un governo Conte-Salvini dove Conte subì supinamente e passivamente l'ideologia salviniana nei confronti degli immigrati. Oggi che c'è un governo di destra-centro è chiaro che l'immigrazione diventa un'altra volta un tema con cui cercare di crescere il consenso all'interno della componente, soprattutto Lega, da parte di Salvini. Bisognerebbe capire anche che l'immigrazione può essere una risorsa per il nostro paese, un paese che ha un crollo della natalità, di cui manca la domanda di lavoro e un rapporto più equo tra domanda e offerta di lavoro. L'immigrazione potrebbe essere anche una grande opportunità per il nostro paese.